dopo aver sentito la parolina Ron Hubbard nel video in cui ho raccontato la storia di Aleister Crowley, mi sono arrivate centinaia di richieste in merito a Scientology, tra l'altro un video che avevo in programma veramente da tantissimo. E quindi, cari signori, a grande richiesta, eccomi qui oggi a parlarvi di Scientology. Se non sai assolutamente niente di ciò che verrà trattato nel video, non preoccuparti perché sono qui apposta. Che cos'è quindi Scientology? Scientology è una vera e propria macchina da soldi. Ecco che cos'è. E vi dirò di più, è una macchina da soldi esentasse. Ma partiamo dal principio. Scientology è un'organizzazione, per non dire religione, con sede principale negli Stati Uniti, che diffonde dal 1954 l'insieme delle credenze e pratiche ideate da un certo Ron Hubbard, basate sul precedente sistema di autoaiuto, così è stato definito, scritto dallo stesso Hubbard, chiamato Dianetics. La sede principale è negli Stati Uniti, ma quella più grande, signori, è a Milano. 10.000 metri quadrati, 250 stanze e 4 edifici. Per quanto riguarda Scientology, non esiste una definizione vera e propria della parola, infatti, se chiedete a chi di dovere, tutto si rifà ad un libro scritto da Hubbard, che definì Scientology come uno studio dello spirito. Io, per quanto mi riguarda, non ho mai capito se sia lui che i suoi adepti ci credessero davvero a ciò che profetizzavano, o se invece stavano mettendo consapevolmente in piedi una macchina da soldi esentasse. Fatto sta che la qualifica di Scientology è argomento di dibattito. È da sempre stato argomento di dibattito. Se alcune fonti la definiscono come un'associazione religiosa, altre fonti la definiscono una setta. Ufficialmente il CESNUR, ossia il Centro di Studi sulle Nuove Religioni, la include fra le religioni del potenziale umano, ma ciò che c'è sotto è qualcosa di inaudito. Parliamo di un'organizzazione che negli Stati Uniti, in cui ha sede principale, e in Australia, è riconosciuta come religione. In Italia si contano 12 chiese Scientology e, secondo quanto riportato, vi sono più di 300.000 associati. A fine video sarete voi stessi a farvi un'idea, io sono semplicemente qui per raccontarvi tutta la storia di questa organizzazione e per farlo devo introdurvi come si deve Ron Hubbard. Ron Hubbard è stato infatti uno scrittore statunitense noto per essere il fondatore di Scientology, colui che ne ha posto le basi, regole e insegnamenti. Sul finire degli anni 30 divenne noto come scrittore di fantascienza e fantasy nell'epoca d'oro della fantascienza. Nel 1950, con la pubblicazione di Dianetics, La forza del pensiero sul corpo, inizia ad elaborare lo sviluppo di Scientology. Sin dalla prima fondazione di Dianetics, Hubbard sostenne di condurre un percorso di ricerca spirituale, arrivando a redigere centinaia di scritti e tenendo circa 3.000 conferenze sui vari temi dell'indagine. Parallelamente, negli anni, sviluppa un sistema di management per l'organizzazione di Scientology, che si comporta proprio a livello di organigramma come una multinazionale, in cui elabora delle procedure e dei livelli raggiungibili. Ovviamente con l'aiuto di Scientology, solo sborsando grandi somme di denaro. Ritornò poi alla narrativa negli anni 80 con i bestseller Battaglia per la Terra e i 10 libri della serie Missione Terra, che ebbero un grande successo. Ron Hubbard, in poche parole, era uno scrittore di fantascienza che su base puramente fantascientifica ha raggirato milioni di persone creando la chiesa di Scientology. Era sicuramente una mente brillante, questo non lo metto in dubbio, infatti detiene tuttora il primato mondiale per il maggior numero di opere pubblicate. Ron Hubbard ha pubblicato qualcosa come 1084 libri. La figura di questo personaggio è strettamente legata alla chiesa di Scientology e capirne le metriche non è facile. Hubbard è stata una figura controversa, molto controversa. Numerosi dettagli della sua vita sono oggetto di dibattito. L'organizzazione di Scientology presenta il personaggio di Hubbard, la sua personalità, i suoi insegnamenti come se fosse una sorta di messia. Se vi andate a guardare i video in cui lo esaltano, vi sentite male, voglio dire, se vi guardate il documentario su Netflix in cui se ne racconta la storia, in cui addirittura vengono presentati dei documenti storici d'archivio, vi accorgerete degli inganni che ha messo in piedi quest'uomo. Si racconta di una persona malata che portò via i figli alla moglie facendogli credere che fossero deceduti. E se vogliamo citare il processo che gli venne mosso il 16 ottobre 1984 dalla Corte Suprema dello Stato della California per la contea di Los Angeles, lo hanno definito testualmente come un uomo che è stato letteralmente un bugiardo patologico in relazione alla sua storia, al suo passato e alle sue finte imprese.
Delinearne quindi il pensiero da cui è nata poi la chiesa di Scientology non è facile. Fatto sta che le idee su cui è fondata sono strettamente legate al suo fondatore e profilandone la personalità, un'idea in merito alla natura di questa organizzazione, te la fai. No? Ma mi raccomando, se la cosa vi incuriosisce, condite questo video guardandovi il documentario su Netflix. Ron Hubbard ottenne un grande successo nel 1950 con il libro Dianetics, nel quale descrive un metodo che viene definito dai suoi sostenitori come un sistema per l'analisi, il controllo e lo sviluppo del pensiero umano, che fornisce anche tecniche pratiche, ovviamente a pagamento, per ottenere maggiori capacità, razionalità e libertà dalla scoperta della singola fonte delle aberrazioni. Testualmente, andate sul sito, cercate queste definizioni, che sono la causa, secondo loro, delle malattie psicosomatiche. Esponenti della comunità psichiatrica e scientifica si unirono, studiarono a fondo le tecniche di Hubbard e le definirono totalmente prive di validità scientifica. Ma nonostante ciò, questo scritto, Dianetics, vendette 20 milioni di copie. La pubblicazione del libro e il suo grande successo popolare portarono poi seguentemente alla fondazione di istituti denominati Hubbard Dianetics Research Foundation in alcune città degli Stati Uniti, provocando inizialmente forte entusiasmo e un sacco, ma dico un sacco, di seguito. Tuttavia, più di un anno dopo il clamore si sgonfiò, lasciando Hubbard e le sue fondazioni piene di debiti e con una serie di problemi pratici da affrontare. E fu proprio in quel momento, nel 52, che fondò un'altra associazione, la Hubbard Association of Scientologists, da cui nacque poi due anni più tardi, ossia nel 54, Scientology. Ma in che cosa credono? Perché se è una religione ci deve essere una sorta di credenza alla base, no? Praticamente ha rielaborato con termini fantascientifici la teoria della reincarnazione e l'ha propinata in un contesto sociale, facendo credere agli altri che determinate tecniche possano curare determinate patologie. Tecniche ovviamente inventate da lui, presenti nei suoi libri. Che se volevi mettere in atto e arrivare allo stato di clear, dovevi pagare. Ti valutavano tramite strumenti privi di scientificità e ti collocavano ad uno dei livelli basici che dovevi riuscire a scalare anno dopo anno mettendo in atto varie tecniche e vivendo come dicevano loro, privandoti della libertà concettuale, privando il prossimo di grandi somme di denaro. Sì, perché per arrivare allo stato di clear dovevi pagare e se pagavi abbastanza una volta che eri clear potevi accedere a quelli che sono stati definiti da Hubbard come i livelli avanzati di conoscenza che poi seguentemente nel 94 vennero diffusi online. Cercateli e troverete cose assurde. Fanno o hanno fatto parte della chiesa di Scientology John Travolta, rinomato sostenitore e benefattore, Brad Pitt, che poi fuggì volontariamente dall'organizzazione, e il VIP più Scientologist di tutti, ossia Tom Cruise, che a fronte di una donazione di 2,5 milioni di dollari ricevette da David Miscavige la medaglia al valore di Scientology. Se avete sempre visto Tom Cruise come l'eroe di Mission Impossible, signori, andatevi a guardare qualche video in cui parla la chiesa di Scientology e rimaneteci male. In Scientology credono che i Tetan, ossia gli spiriti, rinascano di volta in volta in nuovi corpi attraverso un processo chiamato assunzione, concetto analogo, come vi ho già detto, a quello della reincarnazione, che non siamo qui a decidere se sia vero oppure no. Esistono molti termini e concetti difficili in Scientology, fatto sta che con body Tetan si fa invece riferimento ad uno spirito che è bloccato vicino ad un corpo umano, quindi sulla base di questa scemenza, provate a tornare nel 1950, prendete una signora religiosa e poco istruita che bada questi Scientologist perché ne ha sentito parlare e gli viene detto che ha uno spirito parassita che la segue ovunque va e che per liberarsene deve mettere in atto un percorso e scalare i livelli a pagamento ideati da Hubbard. Avete capito la psicologia che c'era dietro? Vi assicuro che in molti al tempo finirono sul lastrico per seguire queste procedure. E vi direte, da una cosa simile nascerà sicuramente il ribrezzo prima o poi, no? Cioè prima o poi se ne accorgeranno che si tratta di baggianate assurde elaborate in modo molto sofisticato da un folle per fare soldi. Se ne accorgeranno, no? E invece no, riceve tuttora, mentre noi stiamo parlando, milioni di dollari l'anno di donazioni.
Essenzialmente, Scientology afferma che le reali potenzialità dell'essere umano, visto come un essere spirituale immortale che continuamente dopo ogni morte si trova forzato a prendere possesso di un nuovo corpo, sarebbero superiori a quelle che normalmente usa. Insomma, non sto dicendo che non sia vero, sto dicendo che questo ha messo insieme una cozzaglia di credenze antiche e religiose elaborate e vendute da un folle, da cui poi lui stesso ha tratto tecniche che definiva antipsichiatriche. E infatti fin dalla sua fondazione Scientology è stata al centro di molte polemiche, procedimenti giudiziari e contenziosi legali che, a detta di Hubbard, però attenzione, erano solo un enorme complotto contro Scientology montato dai suoi nemici. La psicologia che sta dietro a Scientology è molto raffinata e pericolosa. Credetemi se vi dico pericolosa, e a fine video ve ne accorgerete. Gli insegnamenti di Dianetics, che sono incentrati principalmente su tecniche atte a contrastare problemi psicologici e psicosomatici, quindi che danno un impatto sulla persona ignorante del 1950 più scientifico in merito alla questione, fanno tuttora parte di Scientology per veicolare all'interno della chiesa di Scientology anche tutte quelle persone che non si sognerebbero mai di mettersi in mano ad una chiesa per risolvere i propri problemi. Parliamo di un'organizzazione che negli anni è diventata molto potente, ok? Hanno sedi a Washington, Londra, Melbourne, Johannesburg, Los Angeles, Milano, Roma. Ron Hubbard, nel corso degli anni 60, venne considerato, chissà come mai, persona non gradita in Gran Bretagna. Nel 1978 venne condannato da un tribunale francese per frode a 4 anni di carcere, dopo che era già stato espulso dalla Grecia e rifiutato dalla Rhodesia. Voglio dire, ma per farti espellere da un paese e rifiutare da altri 3, no? Ecco, nel 1967, a seguito dei crescenti problemi che lui stesso e la sua organizzazione stavano sperimentando nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e di fronte all'aggressività dei media nei confronti della sua organizzazione, Hubbard fondò un'altra organizzazione, la Sea Org, l'Organizzazione del Mare. E insieme ad una cerchia di fedelissimi che sfruttava in modo gratuito, alcuni di questi nel documentario Netflix parlano di quello che hanno patito, si diede al mare a bordo di 2 navi ed uno yacht, autoproclamandosi commodoro della sua piccola flotta privata. Tra le accuse mosse ai membri dell'organizzazione vi erano anche quelle di spionaggio, e proprio di spionaggio e cospirazione, accuse molto gravi negli Stati Uniti, si resero colpevoli nei confronti del governo americano 12 alti funzionari dell'organizzazione, tra cui la stessa moglie di Hubbard. La vicenda esplose nel 1977 e vide i congiurati di Scientology finire condannati dal governo degli Stati Uniti, con lo stesso Hubbard citato come co-cospiratore non imputato. Come fece l'organizzazione a ripulirsi da così tanto disagio? Beh, dissero di aver allontanato i dirigenti deviati e corrotti. Nel 1986 Ron Hubbard morì e la leadership dell'organizzazione, composta da vari uffici proprio come se fosse una multinazionale, passò nelle mani dell'attuale leader, questo bel signore laccato, ossia David Miscavige, del gruppo dei Messaggeri del Commodoro, la fazione più potente all'interno di Scientology, in cui era entrato da giovanissimo, al seguito dei genitori e senza nemmeno aver terminato la scuola superiore, che, a suo dire, era solo una perdita di tempo. Il gruppo capitanato da Miscavige fece piazza pulita dei suoi oppositori interni e da allora gestisce il comando con il pugno di ferro. Grazie a determinati agganci e a battaglie legali combattute con i soldi degli adepti raggirati e plagiati, nel 1993 l'IRS, ossia l'Ufficio delle Tasse americano, riconobbe la piena esenzione fiscale a Scientology e alle organizzazioni ad esse affiliate. E vi ricordo, cari signori, che Scientology è diventata talmente grande e potente negli anni che ha anche una produzione cinematografica, quindi rendetevi conto voi. Le implicazioni delle pratiche profetizzate da Scientology sulle persone vanno ben al di là degli aspetti economici, cari amici. Perché di fronte a tutto ciò che significa Scientology, questo video, anche se durasse un'ora, sarebbe solo un'introduzione. Per farvi capire e per farvi suonare la campanellina d'allarme in merito a Scientology, vorrei farvi conoscere Lisa McPherson, una seguace di Scientology
che aveva da poco raggiunto lo stato di clear, ossia libera, secondo Scientology, da aberrazioni e comportamenti irrazionali. Si calcola che durante tutto il suo periodo in cui era stata in Scientology, ossia 18 anni, Lisa abbia donato alla chiesa circa $125,000. Nel 94 cercò di uscire dal movimento senza riuscirci, e nel 1995 ebbe un piccolo incidente stradale. La particolarità sta nel fatto che appena sopraggiunsero le autorità sul luogo dell'incidente, lei si privò volontariamente dei vestiti e si fece passare come mentalmente instabile per essere portata al sicuro, perché a detta sua Scientology la perseguitava. Perché è di questo che si tratta. Fatto sta che dopo due giorni, per un motivo o per un altro, forse perché plagiata o, chissà, ricattata, decise di farsi dimettere e di affidarsi alle cure di Scientology all'interno del Fort Harrison Hotel, dove poi trovò la morte dopo 17 giorni di segregazione nella camera 174 del Fort Harrison Hotel a Clearwater in Florida nel 95, dove venne obbligata a rimanere per raggiungere nuovamente lo stato di clear, venendo privata di contatti esterni e di non si sa che cos'altro. Morì per disidratazione. Ok? Welcome to Scientology, la religione più costosa della Terra. Ebbene sì, perché in Scientology esistono precisi listini per qualsiasi prodotto, libri, audiocassette, servizi, corsi, conferenze e iniziative propinate dall'organizzazione. Esistono listini delle donazioni obbligatorie che, se si aderisce, bisogna pagare. Il processo per raggiungere lo stato di clear costa €25,000. Il costo complessivo invece per raggiungere lo stato più alto a disposizione oltre il clear è di €250,000 circa, e Miss Cavage esentasse ride. Fatela qualche lampada ogni tanto, eh? Se hai intenzione di unirti a questo gruppo di squilibrati, caro internauta, mettiti in tasca un bel gruzzoletto, perché altrimenti rimarrai, a detta loro, soggiogato dalle aberrazioni. E poi, signori, quando io dico che il mondo è andato a male, gli altri mi danno del pessimista. Capito? Quantificare i costi di frequentazione, di illuminazione, perché loro la chiamano così, illuminazione, è impossibile, in quanto dipende tutto dal caso del soggetto. Oltre al percorso standard appena descritto, 25K più 250K, che tutti i seguaci sono tenuti a percorrere, vi è poi una serie pressoché infinita di corsi o servizi diversi che bisogna acquistare in caso di necessità e così via, che questi si fanno le lampade e si fanno le foto laccati, come David Miscavige. Capito come gira il mondo? Ma non è finita qui. Perché sempre sulla base delle idee della Sea Org di Ron Hubbard, tuttora hanno la Free Winds, la nave di Scientology. Poi la gente muore di fame, capito? In cui svolgono i corsi per i più alti livelli a cui partecipano solo i milionari. Oltre all'elevamento spirituale in quanto tale, la chiesa di Scientology organizza periodicamente grandi eventi su questa nave, che si concludono ovviamente, con raccolte fondi per l'attuazione di questo o di quel progetto, e le testimonianze dirette parlano di forti pressioni a versare ingenti somme di denaro, o all'acquisto di materiali e gadget vari: braccialetto in argento per Clear, $370, busto in bronzo di Hubbard, $3,200, perché chi è che non vuole avere un busto, un putto in bronzo di Ron Hubbard in camera, no? E come ci sono dei livelli a pagamento per arrivare allo stato di clear, fanno anche gli youtuber, perché hanno creato anche dei livelli per i donatori. Però a differenza degli youtuber, attenzione, loro non vengono flagellati dalle tasse, ricordiamolo, eh? Per quanto riguarda Scientology, i livelli sono questi: sponsor $5,000. Crociato $10,000, Honor Roll $20,000, Patrono $40,000, Patrono con onore $100,000, Patrono Meritorio $250,000, Silver Meritorius $500,000, Gold Meritorius $1,000,000, e se doni $2,5 million, ti viene attribuito il titolo di Platinum Meritorius. I nomi dei donatori, da patrono in su, vengono regolarmente pubblicati sulla rivista della Chiesa, e dal 2004 l'unico genio Platinum Meritorius elencato che ha donato $2,5 million cash era Tom Cruise. Nel 2007
l'attrice Nancy Cartwith, famosa per essere la doppiatrice di Bart in America, è stata premiata con un altro livello inventato sul momento, ossia il Patron Laureate Award, dopo aver donato 10 milioni di dollari. Cioè, guardate che convegni che mettono in piedi. Sembra la schermata principale di una slot... Sembra la schermata principale di una slot machine. Io veramente passerei sopra con gli F-18 Super Hornets della Nimitz, veramente boom. Scientology, definendosi un'organizzazione religiosa, anche se i propri riti. Se sei un Scientologist e ti vuoi sposare, non ti sposi in chiesa, ma tramite Scientology. E se vuoi battezzare tuo figlio, uguale. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Essa non ha specifiche forme di preghiera, né intende portare i suoi membri ad una salvezza in senso cristiano, bensì alla conoscenza. Loro ti portano alla conoscenza, capito? In sostanza, a detta loro, le loro pratiche portano alla felicità terrena. Vero, Lisa? Scientology ha la reputazione in America di intraprendere azioni ostili verso chiunque la critichi pubblicamente, questo sin dal 1960. Giornalisti, politici, ex membri del gruppo che accusarono l'organizzazione dopo essere stati raggirati, gruppi antisette, in molti hanno accusato Scientology delle più svariate malefatte lungo il corso della storia e quasi senza eccezione tutte queste critiche sono state oggetto di ferma reazione da parte di Scientology, che ha spesso intrapreso azioni legali nei confronti di queste persone che, se mi permettete, si risentirono parecchio nei confronti dell'organizzazione. Ci sarà stato poi un motivo, no? Te ti vai a leggere una pagina online e trovi tutte le cose che ti ho esposto io nel video per filo e per segno. Molti critici e giornalisti hanno inoltre riferito di essere stati oggetto di molestie e minacce fisiche. Come vi dicevo prima, è un'organizzazione molto potente, diramata in tutto il mondo, quindi noi della community, ve lo dico, preparatevi proprio, aspettiamoci già degli outsider del canale che verranno a difendere Scientology, e di questo ne sono sicuro. In tutti i casi, io mi sono limitato a raccontare e a riportare la storia scritta, che puoi trovare online ovunque. Ambasciator non porta pena, male non fare, paura non avere. E state sicuri che non è un caso se Scientology ha questa bella reputazione, ok? Per chi avesse ancora dei dubbi, vi invito a guardare il documentario intitolato Going Clear, Scientology e la prigione della fede. Perché in questo documentario non parlano i giornalisti, non parlano gli youtuber come me, ma bensì degli ex membri di Scientology, e i risvolti di questa organizzazione sono pressoché inauditi. Per oggi è tutto, io spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lascia un like e non ti dimenticare, lascia un like e aiuta al posizionamento del video su YouTube. Spostati nella sezione commenti e in modo educato, ripeto e sottolineo, prima di bannare io avviso, ripeto e sottolineo, in modo educato, esprimi il tuo pensiero in merito alla questione nei commenti. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu! Ora l'apro anch'io. La chiesa esentasse di Omega Click. L'iscrizione costa una Ferrari. Che mondo balordo, che mondo balordo.